Buongiorno agli ascoltatori, sapete che ogni tanto vi serviamo delle chicche. Oggi siamo con un famoso professore, Peter Givny, psicologo e terapeuta e anche ipnotizzatore. Questo è il suo libro, ve lo facciamo vedere se poi vorreste approfondire. Ecco, parliamo quindi di ipnosi. L'ipnosi a cosa serve di preciso? Allora, io definirei l'ipnosi come un insieme delle reazioni che sono dentro di ciascuno di noi e sono nate durante alcune cose hanno la base biologica, altre reazioni sono state create durante lo sviluppo, possiamo dire, durante l'evoluzione dell'uomo. Praticamente servono per la nostra sopravvivenza. Per cui quando un terapeuta fa l'ipnosi, non è che porta all'ipnosi qualcosa da fuori, ma manda solo gli stimoli e poi il soggetto risponde a questi stimoli. E così nasce l'ipnosi, quello che chiamiamo l'ipnosi. Ma a differenza della psicoterapia, diciamo, qual è la particolarità dell'ipnosi? Cioè, lo psicologo ti fa sdraiare sul lettino, ti fa alcune domande, invece voi approfondite, diciamo, Sì. arrivate a uno stadio successivo, uno stadio interiore diverso, più approfondito rispetto al comune, a quello che può fare, diciamo, il comune psicologo. Certo, io potrei dire che l'ipnosi comincia con una induzione specifica che serve per il passaggio dallo stato ordinario allo stato di coscienza modificata. Però voglio sottolineare che quello che è modificato non è la nostra. Siamo sempre vigili durante l'ipnosi, è un'opinione diffusa fra la gente che si pensa due cose. Che con l'ipnosi si perde la coscienza, dunque la persona non è vigile, invece la persona è sempre vigile. E poi che si può manipolare con la persona. Allora, io posso dire che il soggetto nello stato ipnotico non fa nulla contro il suo codice etico, contro i suoi valori. Però devo precisare una cosa. Questo vale per le persone che più o meno sono sane. Ma potrebbe non essere valido per le persone che hanno la mente molto fragile, per cui anche in una comunicazione ordinaria non riescono a difendersi, non riescono a dire no, subiscono facilmente l'influenza degli altri, entrano facilmente in uno stato di confusione, oppure sono dentro, hanno un conflitto nevrotico per cui sono divise, una parte magari vuole qualcosa, l'altra parte non vuole. Ecco, questi soggetti possono essere a rischio, ma non per l'ipnosi come tale, ma perché hanno un fondamento che non gli permette eventualmente subire la volontà dell'altro, anche senza l'ipnosi. Come anche le persone con le diagnosi psichiatrica, che hanno per esempio diagnosi come la psicosi, eccetera, o una dissociazione, anche queste persone sono a rischio, per cui prima di fare dell'ipnosi bisogna fare una buona diagnosi per accertarsi in che stato la persona si trova. Per cui in generale si può dire che l'ipnosi non è pericolosa, tuttavia un certo numero delle persone possono essere effettivamente con l'ipnosi manipolate. Ecco, per questo succedono le cose come ha pubblicato il suo giornale sul parcheggio, che la persona facilmente è disponibile di dare soldi a uno sconosciuto solo perché chiede, in uno stato di stress, in uno stato di confusione, specialmente certe persone, certi gruppi, anche minoranze che ci sono, proprio vivono di questo e trovano una preda, agiscono, sanno dire le cose, Sì, ci sono stati dei ecco, casi, e queste infatti. persone per un attimo perdono la lucidità e fanno le cose che in uno stato, diciamo, normale non avrebbero mai fatto, poi sono sorprese. Ecco, così si parla la rapina in ipnosi, eccetera. Tema Sì. sempre vivo in Italia. Periodicamente ci sono Sì. questi episodi che si vede che sono queste persone in grado di manipolare gli altri e col resto fanno
fanno una serie di maneggi di denaro per cui l'altra persona si rende conto successivamente che in realtà non è andato come doveva andare, insomma. E andando negli stadi profondi con l'ipnosi vengono fuori i problemi del passato. Non so, chi ha avuto, chi è, so, per esempio, il caso di annegamento, se una persona ha avuto dei problemi mentre nuotava, questo episodio magari sul momento sembra superato, poi affiora successivamente, per cui questa persona magari per il resto della vita non riesce più ad andare in acqua. Ecco, voi, adesso per fare un caso specifico, così magari anche banale, però riuscite anche a rimuovere questo tipo di blocchi? Cerchiamo di rimuoverlo perché ovviamente tale trauma ci condiziona notevolmente per il resto della vita e periodicamente ritorna e così noi possiamo fare la regressione ipnotica di età, rivivere questa situazione traumatica, però ovviamente con le dovute anche procedure per non fare soffrire il soggetto. E rimuovere questo trauma, un po' ritornare nel passato e girare la cosa. Come nasce il trauma? Perché il trauma è caratterizzato che siamo davanti a una forza che è di fronte a noi e noi siamo impotenti e non sappiamo come reagire. E il nostro istinto di sopravvivenza viene messo in pericolo, cioè nel senso sentiamo paura di morire, paura del pericolo, paura di una violenza, e nella mente nasce una profonda confusione. E questa confusione che si crea, data l'impotenza, non poter fare nulla, viene registrata dentro di noi e per questo successivamente sempre si reagisce, con questi, per esempio, attacchi di panico. Dunque, con la regressione dell'età, quando cerchiamo di rimuovere questo trauma, giriamo la situazione e facciamo vedere al soggetto che si può difendere. Prima è consapevole di quello che è successo, perché molto spesso noi possiamo reagire e non sappiamo perché reagiamo male. Per esempio, possiamo attraversare una via e ci viene da svenire o di sentirsi male allo stomaco, non sappiamo perché, ma c'è un perché. Perché dentro di noi questo Si è condizionamento del verificato passato. da Sì. bambina, giovane, qualche episodio per Esatto, cui chi ha paura sgradevole. dell'ascensore, chi ha paura degli insetti, ad Sì, esempio. sì. E tutto c'entra l'impotenza, perché se la persona si sa difendere, può difendersi, agisce e questa, possiamo dire, attivazione dell'organismo agisce anche a livello neurofisiologico, ormonale, e si può difendere. Ma se non si può difendere, nasce questo trauma, nasce questo blocco. Allora con l'ipnosi, per esempio, visualizziamo la medesima situazione e la persona si difende, fa qualche cosa, trova una soluzione, si rafforza la personalità e dopo questo condizionamento del passato viene annullato e non influenza poi la vita della persona. E io ho liberato molte persone, per esempio, dalla paura di volare in aereo. Perché quando si chiude la porta e si dice la famosa frase, questa è l'ultima possibilità di uscire, e dopo si chiude la porta e poi questo grande uccello metallico comincia a volare, uno può pensare, ma chissà se non cade giù quando voliamo sopra la montagna oppure non cade nel mare. Ecco, certe persone possono rivivere questo senso di impotenza, immaginare uno scenario catastrofico e in quel momento vengono attivate tutte le forze di difesa, però la persona non si può difendere. Come si può difendere in aereo? Allora, l'unica cosa è accettare passivamente quello che succederà, ma non è facile. Sicuramente, ma questo tipo di cure non sono riconosciute dal Servizio Sanitario Sono Nazionale? Non riconosciute? conosciute? Per cui è come una visita specialistica fatta da un medico, da uno psicologo clinico, psicoterapeuta, detraibile anche dalle DASSE. Sì. Ma per esempio mi viene in mente, parlando appunto del dolore, i casi di parto, quindi si può fare il parto sotto ipnosi, quindi non far soffrire una persona. Sì. Io ho detto all'inizio che l'ipnosi è uno stato di coscienza modificata, ma poi ho detto che non si perde la coscienza. Per capire bene questa definizione, quello che viene modificato è la risposta sensoriale. Dunque, per esempio, la risposta al dolore. Io
nella pelle metto un ago. La risposta normale è che io sento un dolore, un fastidio. Con l'ipnosi io posso modificare la percezione sensoriale e la persona non sente nulla. Il farmaco che normalmente usiamo per stati di analgesia, in uno studio di odontoiatrico oppure anche nella chirurgia, questo farmaco viene sostituito dall'ipnosi che non ha effetti collaterali. Dunque non crea certe reazioni chimiche come può essere certe persone allergiche non possono prendere questo farmaco. Per cui l'ipnosi in questo caso può essere molto utile. Dunque con l'ipnosi si può controllare il dolore. La persona percepisce ago, ma questo ago non dà più fastidio. Ovviamente ogni persona reagisce all'azione ipnotica diversamente e per questo sono le persone che entrano in uno stato molto profondo e qui si può applicare questa tecnica per modificare la percezione al un impulso doloroso e certe persone non riescono. Molto spesso la gente mi chiede ma con questo, per questo bisogna fare l'ipnosi profonda e per questa invece solo leggera? La mia risposta è che io cerco sempre di fare l'ipnosi quella più profonda, solo che le persone reagiscono diversamente e qui c'è tutta una storia personale, la qualità della comunicazione umana dipende ovviamente anche se ci sono delle predisposizioni, per esempio una facile dissociazione che non sempre è patologica, e per esempio la creatività, la fantasia, e questo facilita la profondità ipnotica. Purtroppo noi parliamo di solo 15% della popolazione, delle persone che riescono a raggiungere uno stato profondissimo. E poi circa 20%, poi questi numeri anche oscillano un po' da uno scienziato all'altro, ma più o meno una ventina per cento degli stati che sono resistenti all'ipnosi, che hanno forte resistenza, si possono rilassare, possono magari immaginare qualcosa, ma ovviamente non è possibile per esempio fare il parto in ipnosi con loro perché sentono il dolore. Ho capito. E, guardando le sue lezioni, uno degli aspetti interessanti è che si possono, come dire, non dico dare ordini, però prevedere per alcune situazioni un certo tipo di difesa, per cui lei faceva l'esempio di mettere le mani in un certo modo, di combinarle in maniera che quando uno ha un episodio problematico associa quello che lei ha detto durante l'ipnosi e quindi riesce da solo senza tornare ogni volta da lei, no? Esatto, questo si chiama un comando post-ipnotico che serve sia per facilitare certe cose, per esempio uno studente si prepara per gli esami e io posso in lui programmare il suo comportamento al momento dell'esame, per esempio che si sentirà tranquillo, rilassato, che riesce a concentrarsi, che sarà coraggioso, che riesce a gestire bene la paura, perché un po' di paura è necessaria per l'attivazione, per gestirla bene, la paura non deve paralizzarlo, per cui io posso programmare, perché in realtà il nostro comportamento si basa su un programma che c'è dentro di noi. Se questo programma invece è stato programmato nel passato male con l'ipnosi, io posso riprogrammare la persona allo scopo del bene. Oppure posso dare un comando post-ipnotico che la persona da sola riesce a casa a fare l'autoipnosi. Fa un gesto, un semplice gesto, che è come un riflesso condizionato, e da sola, immaginando certe cose o seguendo la registrazione, può entrare in uno stato di autoipnosi. Per cui ha, con questa tecnica, il contatto quotidiano senza dover andare nello studio medico. Mi viene in mente una cosa particolare, no? Si parla tanto dei pedofili. Se questi volessero essere ipnotizzati, si potrebbe fare questo tipo di intervento, per cui nel momento in cui hanno questa idea assurda di compiere atti di violenza, sì. Si potrebbe ipotizzare un intervento del genere, insomma. Ecco, bisogna dire che quello che è necessario per poter portare la persona nello stato ipnotico
E il suo consenso, la sua decisione e la volontà di seguire le parole dell'ipnotizzatore. Prendiamo un caso che qualcuno vuole mettere caso di bullismo, caso di violenza, ma prendiamo il caso che uno finge che vuole farsi ipnotizzare, va in uno studio medico, chiede un ipnotista anche di una grande fama, conosciuto, e vuole farsi ipnotizzare. Lui su questa persona applica l'ipnosi. La persona in realtà non vuole essere ipnotizzata, allora riesce a opporsi a tutto quello che dice questo ipnotizzatore, e dopo magari 30 minuti apre gli occhi e dice: io non sono in ipnosi. E torno al caso del pedofilo: se il pedofilo non vuole guarire, l'ipnosi non può fare niente. Se invece sinceramente vuole uscirne fuori, l'ipnosi può aiutare almeno in qualche modo bloccare questa tendenza. Contro il fumo, contro che ne sono le droghe, sì, contro altre... Sì, sì, esatto. Viene applicata nel campo delle dipendenze, per cui l'alcol, la droga, però la persona deve essere convinta che vuole smettere di fumare, eccetera. Se non c'è questa convinzione, ovviamente si può fare qualche seduta per aumentare la motivazione, fare capire che questo passo sia necessario, però se non è decisa non si può fare. Va bene, grazie della precisazione, è tutto. Giuseppe Criseo, Vaisa Press. Grazie dottore. Grazie per l'invito.